Voilà, salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono sempre Dark Griever e oggi voglio iniziare il primo video dove mostrerò tutte le mosse in Monster Hunter Frontier G Online Taiwan. Allora, io e Seft siamo diventati SR1, o meglio SR99, però è come se fossimo il livello 1. Abbiamo avuto la possibilità di scegliere un'arma tra le tante e poter cambiare il moveset di quell'arma. Ora, purtroppo, per progredire e riuscire magari a cambiare arma e imparare nuove mosse, bisogna essere premium. Però se andiamo vicino al letto, facciamo la prima opzione, avremo tutte le armi e potremo scegliere i vari stili. Infatti, se premiamo spada e scudo, vedete, la prima vuol dire modalità normale, la seconda è sblocco della mossa nuova, la terza è proprio nuove mosse complete finali, sarebbero proprio le ultime. Con questo video voglio iniziare la spada e scudo, vi farò vedere le basi e poi i ulteriori potenziamenti e via nel sogno. Ok, siamo in modalità sogno. Ora ho impostato la spada e scudo in modalità normale. Come potete ben sapere, si possono prendere gli oggetti anche in modalità scudo, imparata. Ora non li abbiamo, però si potrebbe. La combo è la classica di altri Monster Hunter. Triangolo, cerchio, vedete. Al salto e poi a raffica di triangolo faremo la classica mossa di Monster Hunter. Se invece alla fine facciamo cerchio, faremo un colpo orizzontale. Quindi, diciamo, cos'è cambiato rispetto agli altri Monster Hunter? Beh, rispetto all'United possiamo stare imparate, se premiamo triangolo cerchio insieme farà la scudata, come nel 3 item, è solo un po' più potente, vedete. L'animazione è diversa, ci mette più impegno a fare la scudata. E poi potremmo anche continuare la combo. Una cosa bella per non spezzare la combo che hanno introdotto è la scivolata. Quindi, che ne so, se noi andremo in salto e mentre facciamo la combo premiamo triangolo e cerchio, farà una scivolata. Ora non l'avrete vista perché sono andato sotto il mostro. Quindi in qualsiasi momento vedete scivolata e potremo completare la nostra combo di nuovo e potremo farla all'infinito. Però faremo un colpo orizzontale e finirà. Maledetto. Sto parlando. Affanculo. Scivolata. Vedete, se faremo cerchio non potremo fare la scivolata. Dobbiamo sempre fare un attacco iniziale per poter fare la scivolata. Che non sia il cerchio, ovviamente. E questo. Un'altra cosa. Stiamo imparate. Premiamo triangolo. Fermo però. Devo far vedere. Vai fermo. Imparate, premiamo triangolo, farà degli affondi perfetti se non vogliamo rompere i maroni ai nostri compagni e farli volare via col colpo finale. Ed è molto utile quando il mostro cade a terra, secondo me dobbiamo tagliare la coda. Invece con cerchio fa il classico colpetto. Bene, andiamo in modalità SR1. Bene, ora sceglieremo la seconda opzione, vedete cosa c'è scritto, o meglio quello che si riesce a leggere, HR300. Con la G7 hanno ridotto il quantitativo di HR per il quale è possibile apprendere le nuove mosse di base. Prima era HR500, ora basta essere HR300 e si potrà imparare la base di un'arma scelta. Ok, siamo in modalità, si può dire, sì, SR1. Cosa è cambiato? Allora, avremo sempre il nostro attacco normale, la nostra scivolata.
solo che è stata modificata la mossa orizzontale. Guardate il posto della mossa orizzontale, il nostro PG volerà. Premendo il tasto cerchio andrà su ed è perfetto per tagliare le code. Oltre a questo, hanno aggiunto che al posto della schivata rotolata avremo la schivata stile lancia. Un po' più veloce però con la spada e scudo. Potremo andare in avanti, a destra, a sinistra e tornare indietro di un salto. Quindi sarebbe bellissimo fare una bella combo. Volo dell'angelo, ok. Oppure diamo attacco, scivolata e volo dell'angelo. Ok, passiamo a quella finale, dove avremo sbloccato tutte le mosse della spada e scudo. E infine siamo giunti alle mosse finali da mostrare per la spada e scudo. Ah, forse hanno ridotto addirittura ulteriormente le serre di cui si ha bisogno per apprendere le mosse finali, da quanto ho letto. Perché prima era SR200, ora è 100. Bene. Allora, cos'è cambiato nell'ultima modalità? Dovrebbero essere appunto cambiate le mosse classiche con cui attaccherà con triangolo. Farà degli affondi. Guardate. Sono più lenti rispetto a quelli classici, però fanno molto più danno. Sembra quasi un moschettiere ormai. Avremo sempre il nostro salto. Hanno proprio modificato lo stile della spada e scudo. In parata avremo sempre quelli che vi ho mostrato all'inizio. E in difesa faremo questo, se stiamo fermi avrà sempre la sua cara scudata e gli affondi con triangolo, schivata. E devo ammettere che la spada e scudo è molto figa portata su. Io invece ho dato i punti alla lancia, potevo anche non farlo, però la lancia è troppo bella in questo mostrante. Vi dico solo che poter mettere lo scudo a terra e creare un cerchio con il quale si è immuni a tutti i tipi di attacchi, fino a un tot di volte per carità, perché la stamina decresce, e soprattutto puoi difendere gli alleati da qualsiasi colpo se stanno nel vostro campo difensivo. Ok, penso proprio che con la spada e scudo vi ho mostrato tutto. Allora, una cosa importante che mi sono dimenticato di dirvi è che per poter vedere le mosse in modalità sogno bisogna appunto essere minimo HR300. Se siamo al di sotto del 300 non è possibile provare tutte le mosse. Nei prossimi giorni farò un video dove mostrerò come registrarsi su Monster Hunter Frontier G Taiwan e come giocare, le basi almeno. L'avvio e queste cose qua, cercare il server. Io vi invito a mettere il mi piace sulla mia pagina Facebook, perché ogni tanto, purtroppo, quando non abbiamo molto tempo per registrare i video, almeno postiamo delle foto significative del gioco sulla pagina. Che ne so, i nuovi mostri, le nuove armature che abbiamo fatto, i nuovi eventi, i nostri pet, le persone con cui giochiamo. Abbiamo appunto creato anche una gilda nel periodo premium e insomma, per chi vuole magari in futuro può unirsi a noi durante la caccia su questo bellissimo gioco. E nei futuri video vi mostrerò appunto tutte le mosse delle altre armi. Come sempre io vi ringrazio di essere rimasti con me e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi!